Siamo a San Damiano, in provincia di Piacenza. Qui da 50 anni, dal lontano 1964, dall'ingresso che vedete alle mie spalle, sono passati milioni di pellegrini, perché qui la signora Rosa Quattrini, proprio nel 1964, iniziò a vedere la Madonna. Oggi è un giardino stupendo, si chiama Giardino delle Rose e per voi, carissimi telespettatori, abbiamo deciso di visitarlo insieme ad un ospite d'eccezione, ovvero l'ultimo figlio di mamma Rosa, Giorgio Quattrini. Venite con noi. Era il 16 ottobre 1964, quando alla signora, madre di tre figli e gravemente malata, apparve la Beata Vergine, che continuò a ripresentarsi di settimana in settimana, ogni venerdì a mezzogiorno, per diversi anni in seguito. Mamma Rosa, così fu chiamata affettuosamente da tutti, riferì le prime parole di Maria pronunciate quel giorno. «Figliuola mia, vengo da molto lontano. Annunzia al mondo che tutti devono pregare, perché Gesù non può più portare la croce. Io voglio che tutti si salvino, buoni e cattivi. Sono la madre dell'amore, la madre di tutti. Siete tutti figli miei. Per questo voglio che tutti si salvino, per questo sono venuta, per condurre il mondo alla preghiera, perché i castighi sono vicini. Ritornerò ogni venerdì e ti darò dei messaggi che devi far conoscere al mondo intero. Ma obiettò mamma Rosa, non mi crederanno, non sono che una povera contadina ignorante, mi metteranno addirittura in prigione». E a riceverci qui a San Damiano, nel Giardino delle Rose, c'è l'ultimo dei tre figli di mamma Rosa, colei che vedeva la Madonna, ovvero Pier Giorgio Quattrini. Innanzitutto grazie per la sua accoglienza. Prego, grazie a voi. Allora, qui raccontiamo esattamente a tutti coloro che non sanno cosa accadeva alle nostre spalle. Dal 1964, che in questo giardino consacrato all'Eterno Padre si verificano, diciamo, una manifestazione di fede molto importante. Migliaia e migliaia di pellegrini da tutto il mondo vengono per pregare la Madonna delle Rose, per incontrare Gesù e se stessi e avvicinarsi sempre di più alla Chiesa. Ecco, qui non so se i nostri telespettatori lo hanno sentito, sullo sfondo abbiamo udito una voce metallica. Per chi non l'avesse capito, la voce metallica è del vicinissimo aeroporto militare di San Damiano, da dove sono partiti e atterrati per anni strumenti di guerra. Anche questo è un particolare molto curioso. La Madonna è apparsa vicino ad un'area allora vuota e poi si è rivelata invece l'area militare. Beh, senz'altro, cioè, i disegni di Dio sono misteriosi e noi non comprendiamo nell'immediato, ma probabilmente era proprio un segno molto evidente. Infatti l'ha chiesto che questo luogo, che doveva poi essere sviluppato come Città delle Rose, doveva essere anche un luogo di concordia e di pace fra i popoli. Infatti il santuario che la Madonna ha chiesto qui a San Damiano per la pace e la concordia di tutti i popoli.
Quando in quel 16 ottobre 1964 la Santissima Vergine scomparve, il pero fiorì. Il giorno dopo fiorì anche un ramo del susino che sorgeva accanto al pero, il ramo che lei aveva sfiorato. Per 3 settimane, migliaia di settimane, di mirare i 2 alberi in fiore, nonostante le abbondanti piogge autunnali. Ed ora con il figlio Pier Giorgio siamo proprio davanti alle finestre della casa dove ha vissuto tutta la sua vita mamma Rosa. Quella che vedete alle mie spalle è la finestra che dà sulla stanza dell'oratorio dove esattamente c'è la statua, quella originale della Madonna delle Rose, mentre al primo piano, dove la finestra è chiusa, c'era la vecchia camera da letto dove dormiva ogni notte mamma Rosa. Allora, al figlio di Rosa, Pier Giorgio, chiediamo come esattamente sono iniziate le apparizioni. È iniziata la prima apparizione il 16 ottobre del 1964, era un venerdì, sul mezzogiorno. Mia madre era in casa, si è sentita chiamare da una voce che non capiva da dove provenisse, poi pian piano ha capito che proveniva dal frutteto. C'era un orto frutteto in quella zona, si è incamminata lì, è da lì che poi è apparsa la Madonna su questi 2 alberi, un susino e un pero, e ha lasciato un messaggio prima di tutto per se stessa, perché chiedeva a mia madre se voleva accettare questa missione di comunicare a tanti fratelli il messaggio della Madonna, che era un messaggio di conversione, di preghiera, di penitenza e di prepararsi, perché era già iniziata una nuova era che bisognava affrontare con un nuovo slancio di fede e di preghiera, perché c'erano dei momenti molto difficili per l'umanità da superare. E allora mia madre dice: io sono una povera ignorante, non mi crederanno mai, non sarò in grado, mi metteranno in prigione, detto, perché è una cosa troppo grande. Ma dice: se tu accetti questa croce, perché dovrai portare la croce tutta la vita, ecco, io verrò, ritornerò e darò un messaggio per l'umanità. Allora mia madre, pur indegnamente, ha accettato questa richiesta della Madonna. Infatti poi ogni venerdì fino al 1970 è apparsa, e mia madre, dopo aver preparato la giornata nella preghiera, ecco, trasmetteva questo messaggio che poi era diffuso. Logicamente l'autorità ecclesiastica locale è intervenuta abbastanza drasticamente, fino al momento in cui ha ingiunto mia madre di non più recarsi al giardino dell'apparizione e di non più trasmettere messaggi. E quello che lei ha fatto, quindi dal 70 all'81, 5 settembre, giorno della sua morte, lei è rimasta racchiusa in questa casa in preghiera con un piccolo cenacolo di persone chiamate fratelli e sorelle in Gesù Maria, che appunto si dovevano occupare prima di tutto dell'accoglienza ai pellegrini che venivano e poi dopo di sviluppare quest'opera che la Madonna aveva chiesto, l'opera della Città delle Rose. È stata una testimonianza, quella di mia madre, che tutti possono verificare. È innanzitutto una testimonianza di preghiera, di grande accoglienza e ospitalità verso tutti. Infatti la casa, i primi anni, era aperta a tutti, a quelli che credevano e a quelli che non credevano, quelli che venivano per insultare e chi invece veniva per pregare. Non ha mai reagito, ha sempre accettato la sua sofferenza di testimone di questa apparizione nell'obbedienza totale alla Chiesa. Cosa significa essere il figlio di una persona che ha avuto il privilegio e la croce di parlare direttamente con la Madonna? Per me non è stata una cosa facile, ancora adesso è molto difficile, nel senso che è una, diciamo qui un San Damiano, una manifestazione
di fede, di preghiera, che mi trova totalmente inadeguato, e la mia speranza è che un giorno l'autorità ecclesiastica possa occuparsi direttamente anche del luogo, non soltanto della parrocchia di San Damiano. Come è accaduto in altre circostanze, care alla tradizione cristiana, dai tempi biblici sino ai nostri giorni, per il bene spirituale e fisico degli uomini, Dio ha suscitato una sorgente miracolosa nel luogo da Lui scelto per le visite misericordiose della Regina del Cielo. L'acqua benefica di San Damiano ha un'importanza straordinaria per la sua origine e per i suoi benefici che procura agli uomini. Il 26 maggio 1967, sorprendentemente, la Madonna parlò dell'acqua, disse che è la più santa del mondo, è notevole non soltanto per la sua origine, ma anche per i grandissimi benefici che apporta. L'acqua è destinata a proteggerci nelle ore terribili, cura il corpo e la mente. L'acqua di San Damiano, infatti, lavora sulla corteccia cerebrale, armonizzandone le funzioni. E come abbiamo detto, negli anni sono stati milioni le persone che sono venute qua a prendere l'acqua, l'acqua che non è, attenzione, benedetta, ma è benefica, ovvero, come ha detto anche il figlio Giorgio, fa bene al corpo e fa bene all'anima. E questo è il messaggio della Madonna. La promessa che la Madonna ha fatto per l'acqua logicamente è legata alla fede e alla preghiera, e la grande, diciamo, disponibilità che ognuno dà ad affidarsi a Dio, e la sete di Dio praticamente che ci spinge ad avvicinarsi a questa sorgente, che poi è proprio è Lui che è la sorgente di tutto. Ecco, le persone che vengono qui, alcune magari vengono a portar via quest'acqua come se fosse una sorta di pozione magica. Questo non è, dobbiamo essere sempre molto attenti e maturi nella fede. Infatti la Madonna, prima di prendere l'acqua, chiede che si recitino almeno 10 Ave Maria, per appunto mettersi nella condizione che lei chiede di fiducia e di abbandono a Dio per tutto quello che poi sono le necessità di ognuno, che possono essere spirituali o corporali. L'acqua vedo che è un denominatore comune delle grandi apparizioni, Lourdes, Fatima, qui vengono proprio con lo spirito da abbeverare. Sì, indubbiamente è questo che la Madonna ci vuole far capire anche attraverso questi segni, ecco, il nostro desiderio di Dio, ecco, avviene più facilmente attraverso anche questa purificazione interiore. E quindi l'acqua è senz'altro l'elemento vitale dell'uomo che ci fa capire questo, no? E poi logicamente c'è l'acqua intesa proprio come parola di Dio, infatti quando Gesù incontra la Samaritana al pozzo parla di questo desiderio, no? Di assumere l'acqua che è la sua parola e che è solo lei che può saziare. Naturalmente io vi sto parlando come giornalista, però non nego di essere anche profondamente devoto a questo giardino. In più occasioni ho portato l'acqua a persone che ne avevano bisogno e sicuramente tramite un atto di fede, io sono profondamente indegno, ma ho notato che quest'acqua ha dato una grande mano anche per dei mali fisici, emicranie molto forti da parte dei colleghi sparite improvvisamente. Ripeto, non siamo di fronte ad una fonte magica, ci mancherebbe. Siamo di fronte a un dono che la Madonna ha voluto fare per chi crede. È chiaro che la vita è un continuo percorso di ricerca, di sacrificio. Si cade, ci si rialza, c'è gente che non vuole neanche più rialzarsi.
È chiaro però che qua c'è qualcosa, c'è una marcia in più, c'è una pace che altrove non c'è. Noi proseguiamo il nostro viaggio, Giorgio? Va bene. Dal 1964 al 1968 numerosi furono i contatti diretti e indiretti, tramite anche altri frati cappuccini, con Padre Pio. Significativo il fatto che la prima statua della Madonna delle Rose, posta nell'oratorio di casa, donata nel novembre del 1964 da una figlia spirituale proprio di Padre Pio, agli inizi del 65 sia stata benedetta direttamente dal padre durante un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Dopo il decesso di Padre Pio, avvenuto nel 1968, Mamma Rosa volle che fosse nominato tra i protettori del Giardino delle Preghiere insieme a Sant'Antonio, San Francesco e San Giuseppe. In suo onore ed in segno di ringraziamento gli fece erigere la statua in bronzo collocata nel Giardino delle Preghiere ed ogni giovedì pomeriggio si recitava la preghiera particolare per la beatificazione di Padre Pio. Rosa percepì con chiarezza che la santità del padre di San Giovanni Rotondo era un dono spirituale importante e per questo invitò moltissimi pellegrini che non lo conoscevano a recarsi da lui. Il nostro viaggio è quasi al termine, ma è doverosa la sosta di fronte a San Pio da Pietrelcina, conosciuto da tutti come Padre Pio. Abbiamo detto che è stato un elemento molto importante per il Giardino delle Rose e per la Madonna di San Damiano. Padre Pio è fisicamente, spiritualmente stato presente per anni in questa vicenda. Già dal 1961, per la guarigione di mia madre e poi successivamente quando indicò a mia madre, in ringraziamento per la grazia di guarigione ricevuta, di dedicarsi all'assistenza alle persone anziane per circa 3 anni. E poi nel 64, quando ebbe la prima apparizione, ci fu questo legame tra tutto il gruppo di preghiera di Padre Pio e San Damiano, che continuò negli anni sempre. Anche i frati di San Giovanni Rotondo, molti di loro venivano qui a San Damiano e hanno sempre avuto un legame particolare con mia madre, e mia madre ha sempre indirizzato i pellegrini che venivano qui a San Giovanni Rotondo, proprio sia quando Padre Pio era vivente che poi successivamente. Su molte targhe abbiamo notato c'è il ringraziamento per le grazie ricevute sia alla Madonna delle Rose sia a Padre Pio. Senz'altro, perché i pellegrini che vengono conoscono Padre Pio e sanno che è uno dei protettori di questo giardino della Madonna delle Rose. Quindi è anche Padre Pio una componente importante di questo giardino? Senz'altro sì, perché la sua spiritualità ha irradiato anche questo luogo e ha fatto sì che anche molti giovani trovassero una vocazione a sacerdozio, religiosa, anche grazie proprio all'intervento di Padre Pio e della Madonna delle Rose. Oggi il Giardino delle Rose di San Damiano è una sorta di paradiso in terra. Qui, per una sua precisa promessa, la Madonna non è solo apparsa, ma è tuttora presente. Chiunque cerchi un angolo di pace, di ristoro, entrando nel giardino si accorge subito che c'è qualcosa di straordinario. In 50 anni qui sono passati milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo e sono state migliaia le grazie ricevute.
A testimoniarlo sono le innumerevoli targhette donate negli anni dai miracolati, posizionate un po' ovunque, sulle pareti esterne della casa di Mamma Rosa, sui muri del portico e lungo l'intero muro maestro che divide il giardino dal mondo esterno. Grazie ricevute da italiani, francesi, tedeschi, giapponesi, inglesi, americani. Una grazia addirittura è stata concessa ad una signora in fin di vita residente a Lourdes. Inoltre, fin dal lontano 1977, ogni anno qui si radunano attorno alla Madonna delle Rose giovani e famiglie di tutto il mondo per pronunciare il proprio affidamento al cuore addolorato e immacolato di Maria. Il 18 maggio 1986, solennità della Pentecoste, per il decimo raduno, finalmente fu concessa ai pellegrini, con espressa autorizzazione del Vescovo, la possibilità di assistere alla prima Santa Messa comunitaria sul sagrato della Chiesa di San Damiano. L'ultima particolarità che sviluppiamo proprio qui, e alle spalle abbiamo il luogo dell'apparizione, è la grande devozione che hanno alcuni stati, per esempio i francesi e i tedeschi. Come mai? Ma non solo francesi e tedeschi, anche altri stati. Però penso che la Francia abbia una sensibilità particolare in relazione alla devozione mariana, e lo dimostrano nei fatti anche qui a San Damiano da anni e anni. In genere sono pellegrini che vengono, che poi hanno una profonda preparazione, un approfondimento spirituale, una sensibilità che non sempre, diciamo, noi riusciamo a cogliere. È una caratteristica loro, diciamo. Dopo una vita di preghiera, di dedizione alla famiglia, di sofferenza, di fedeltà assoluta al messaggio della Madonna e di obbedienza alla Chiesa, testimoniata nel nascondimento, nell'umiltà, con eroismo quotidiano, Mamma Rosa lasciò questo mondo terreno il 5 settembre del 1981 all'età di 72 anni. I funerali furono celebrati a San Damiano il giorno 8 settembre nella Natività di Maria Santissima. Ora riposa nel cimitero di San Damiano, in un piccolo loculo, dove ha voluto che ci fossero anche i resti della sua amatissima madre. Qual è l'ultimo messaggio che affidiamo alle telecamere? È la testimonianza che ha lasciato mia madre, ancora viva, dopo 33 anni dalla sua morte, perché in questo luogo quasi tutti i pellegrini vengono dopo aver pregato la Madonna e essere passati nella chiesa parrocchiale per i sacramenti, vengono a salutarla, a pregare, quindi dimostra il grande affetto che hanno per lei e che indubbiamente concede conforto a tutti dall'aldilà. E con queste parole di speranza noi ci congediamo, grazie a Giorgio che ci ha accompagnato in questo breve ma intenso viaggio. A tutti coloro che sono già stati qui a San Damiano è un arrivederci. A tutti coloro invece che ci stanno seguendo e per la prima volta hanno saputo di questa meravigliosa storia, l'invito è: venite e sperimentate di persona e poi giudicherete voi la pace che San Damiano e il Giardino delle Rose è in grado di infondere. Grazie a voi tutti.